Morto a 67 anni dopo il vaccino, ha aperto un fascicolo. Sanità a tantissimi cittadini senza il medico di base. Al via la campagna Roadpol Focus on the Road. Sabato 18 settembre, la 21ª edizione della rievocazione storica, il ritorno degli Arborea. A voi telespettatori ben ritrovati. Sono 107 i casi accertati oggi in Sardegna. Sono stati processati in totale fra molecolari e antigenici 7.325 test. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 21, 3 in meno rispetto a ieri. I pazienti ricoverati in area medica sono 186, meno 8 rispetto a ieri. Si registrano in totale 5 decessi. Sul territorio provinciale di Oristano si registrano 4 nuovi casi, a Oristano città invece sono state registrate 5 guarigioni dal Covid-19, non si registrano invece nuovi casi di positività. Lo avete sentito, la Procura di Oristano ha aperto un fascicolo sulla morte di un pensionato di 67 anni di Terralba, avvenuta 2 giorni dopo aver ricevuto la seconda dose del vaccino anti-Covid. Vediamo. Indagine in corso e farà comunque discutere. Accentuando le polemiche sui vaccini, la tragica fine di Franco Ario, 67 anni di Terralba, trovato dai familiari privo di vita nell'abitazione dove abitava da solo. La sua morte farà discutere perché da poco aveva effettuato la seconda dose del vaccino Moderna e qualche giorno dopo aveva avvertito dolori intercostali al petto e al braccio sinistro dove gli era stato iniettato il farmaco. Recatosi al pronto soccorso dell'ospedale civile di Oristano per accertamenti, è stato dimesso e rinviato al medico di base. Quest'ultimo, mentre i dolori persistevano, gli ha prescritto della tachipirina, invitandolo a tornare al pronto soccorso del San Martino. L'uomo ha avuto la forza nel frattempo di informare i familiari delle sue condizioni di salute, ma quando sono giunti nell'abitazione del congiunto, questi è stato trovato privo di vita, per terra, nella cucina di casa. Intanto c'è un'emergenza sanitaria del tutto ignorata. Moltissimi cittadini sono senza medico di base. I dettagli nel servizio. Emergenze dentro l'emergenza. Diversi paesi della provincia d'Oristano sono ancora privi del medico di famiglia. La questione è stata più volte ripresa, approfondita. Le soluzioni comunque stentano ad arrivare. A tornare sull'argomento piuttosto spinoso è Alessandro Usai, segretario provinciale della Federazione Italiana Medici di Base. A soffrire di più sono il Wilcher, il Barigadu e la Marmilla. Nel Wilcher e Barigadu, ha spiegato Alessandro Usai, mancavano 5 colleghi già dal bando del 2018. Non è andato nessuno e nell'ultimo anno si sono ritirati in pensione altri 4 o 5 medici. Nella zona della Marmilla, invece, altri 2 medici sono andati via, aggiungendosi a diversi colleghi che già mancavano. Siamo in piena emergenza, soprattutto in queste zone. Bisogna considerare che nella maggior parte dei casi i colleghi sono massimalisti, quindi se mancano 5 medici significa che 7.500 persone non sono assistite. Ci sono anche colleghi che sono in malattia e nessuno li ha mai sostituiti. La situazione è più gestibile nelle zone più vicine al capoluogo di provincia o in quelle più popolose. I medici di base spesso si devono arrangiare per cortesia con altri colleghi, ha continuato Usai, ma è alto il rischio di prestazioni inappropriate perché non si conoscono bene le persone e la loro situazione clinica. L'ASL di Oristano deve provvedere al conferimento di un incarico provvisorio con decorrenza del 22 settembre per un periodo di 12 mesi e comunque fino all'individuazione del medico titolare per l'ambito territoriale numero 3.3. Le domande di disponibilità dovranno essere inviate entro e non oltre le ore 10 del 20 settembre all'indirizzo di posta elettronica medconvenzionato@oristano-pec.atssardegna.it. E voltiamo completamente pagina. Al via anche a Oristano la campagna Roadpol Focus on the Road. Vediamo. Anche la Questura di Oristano aderisce al progetto denominato Focus on the Road, in programma da oggi 16 settembre a mercoledì 22 settembre, su iniziativa del network europeo delle polizie stradali Roadpol.
Si tratta di una campagna diretta a verificare il corretto uso di determinati apparecchi durante la guida, telefoni cellulari, smartphone, cuffie sonore e il corretto uso delle cinture di sicurezza e dei dispositivi di ritenuta in genere da parte degli utenti della strada. L'obiettivo di Road Poll è quello di ridurre il numero di vittime della strada e degli incidenti stradali in adesione al Piano d'Azione Europeo 2021-2030, con operazioni congiunte di contrasto delle violazioni e campagne tematiche volte alla prevenzione, informazione e comunicazione. Passiamo ad un altro argomento e sentiamo il punto di Paolo De Sogus sulla politica regionale. Condanne sì, ma intanto sono sopraggiunte le prescrizioni e altre ne arriveranno sino ad esaurimento dei complessi e intricati procedimenti che vedono coinvolti decine di consiglieri regionali che hanno cavalcato le scene della politica a metà dell'anno 2000, appartenenti a tutti gli schieramenti politici, centro, destra, sinistra, consiglieri incappati nell'accusa di un uso disinvolto dei fondi che il Consiglio regionale dispendia per sostenere l'attività dei gruppi. I casi più eclatanti si sono verificati nella legislatura andata in onda tra il 2004 e il 2009, quando ancora nella politica regionale aleggiava una sorta di consolidata immunità con le corpose attribuzioni finanziarie che rendevano disponibili somme ragguardevoli che hanno consentito spese messe sotto la lente di ingrandimento da parte della magistratura. Diversi consiglieri regionali sono stati condannati a rimborsare somme di varia entità, con casi eclatanti che hanno comportato anche la restrizione della libertà personale e per altri la distruzione di una avviata carriera politica. Dare certezze al sistema economico e produttivo della Sardegna sui due pilastri fondamentali del futuro energetico dell'isola, la certezza degli approvvigionamenti e l'abbattimento del costo dell'energia per le famiglie e le imprese, che consente ai sardi di superare il gap che oggi ci condanna a pagare l'energia mediamente il 30% in più rispetto agli altri cittadini italiani. Questo è l'obiettivo ribadito dal Presidente della Regione Christian Solinas, che oggi ha riunito insieme al Ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani e all'Assessore all'Industria Anita Pili gli operatori coinvolti e interessati alle politiche di rinnovamento energetico nell'isola. Torniamo ad Oristano. Sono iniziati i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche. Questa mattina sono iniziati a Oristano i lavori per l'abbattimento delle barriere architettoniche nella viabilità urbana. Gli interventi realizzati dall'impresa Ocram Costruzioni di Baratelli San Pietro sono partiti in via Diaz all'angolo con via Beato Angelico. Il progetto è finanziato con 130.000 euro dal Ministro dello Sviluppo Economico e prevede interventi nelle vie comprese tra l'Ospedale San Martino, la Clinica Madonna del Rimedio, il Tribunale e alcuni istituti scolastici, ha affermato l'assessore ai lavori pubblici Francesco Pin. Gli interventi previsti da questo appalto riguardano l'eliminazione delle barriere dalla viabilità e in particolare dai marciapiedi. Negli ultimi anni l'ente amministrativo è intervenuto a più riprese con vari progetti per eliminare le barriere che non consentono o rendono difficoltosa la circolazione pedonale. Gli interventi realizzati in varie zone della città e delle frazioni hanno interessato varie tipologie di ostacoli che non permettono la completa mobilità alle persone in condizioni limitate di movimento temporaneo permanente. La Regione Sardegna ha avviato un programma sperimentale finalizzato a garantire a tutte le famiglie la soddisfazione dei bisogni di conciliazione vita-lavoro, sostenendo l'accesso ai servizi per la prima infanzia tramite l'abbattimento della retta per la frequenza in nidi e micronidi pubblici o privati. Possono presentare la domanda bonus nidi gratis i nuclei familiari anche monogenitoriali. E ci spostiamo a Cabras. Sono stati riaperti i termini per la presentazione delle domande di agevolazione TARI per le famiglie che si trovano in situazioni di disagio economico. La Giunta Comunale di Cabras ha riaperto i termini per la presentazione delle domande di agevolazione TARI per le famiglie che si trovano in situazioni di disagio economico. La proroga è dovuta al fatto che le istanze acquisite dal servizio tributi, alcune delle quali sono pervenute fuori dai precedenti termini di scadenza, non hanno esaurito interamente il budget messo a disposizione dall'amministrazione comunale. Le domande dovranno pervenire all'ufficio protocollo entro le ore 12 di lunedì 27 settembre, su un apposito modello scaricabile sul sito istituzionale dell'ente.
Si tratta di un servizio a tutela dei civili in difficoltà e intendiamo dare la possibilità a coloro i quali hanno diritto alle agevolazioni di presentare l'istanza con il nuovo termine di scadenza, così da usare per intero la somma comunale a disposizione, ha dichiarato il primo cittadino cabrarese. A subire una modifica sono anche i criteri di assegnazione, con l'incremento della soglia massima ISEE dall'importo originario di 12.000 euro a quello attuale di 15.000 euro. In tal modo, ha spiegato Andrea Abis, si va ad ampliare il ventaglio degli aventi diritto in un periodo storico che ha lasciato pesanti strascichi sulle economie domestiche, garantendo a più famiglie di accedere a un'agevolazione importante che riduce del 45% il tributo TARI dovuto per l'anno 2021. Le agevolazioni saranno concesse fino ad esaurimento del finanziamento comunale, garantendo le priorità di intervento ai nuclei familiari con ISEE più basso. A parità di certificazione ISEE si darà precedenza ai nuclei con presenza di invalidi e a quelli più numerosi. Torniamo ad Oristano. È stato attivato un servizio di bus o navetta per permettere agli studenti della scuola media Grazia Deledda di raggiungere le sedi di via Marconi e via Solferino. Vediamo. L'assessorato alla pubblica istruzione del comune di Oristano ha attivato un servizio di bus navetta per consentire agli studenti della scuola media Grazia Deledda di raggiungere le sedi di via Marconi e via Solferino. Come promesso dall'incontro con i genitori nel mese di luglio, abbiamo previsto il trasporto da via Santo Lussurgiu presso le due scuole a cui i ragazzi della Grazia Deledda abbiamo destinato, quindi via Solferino e via Marconi. Un servizio necessario per venire incontro alle esigenze delle famiglie che purtroppo non possono accompagnare direttamente i ragazzi nelle due scuole a cui sono stati destinati dall'amministrazione comunale. Si tratta di un servizio provvisorio, ha aggiunto Sanna. È un servizio provvisorio, sono iniziati anche già i lavori presso i Frassinetti che dovrebbero terminare entro l'anno, salvo imprevisti. Quindi da gennaio 2022 i ragazzi dovrebbero essere nella scuola di quartiere, che è la scuola dei Frassinetti presso via Msicora. Il servizio si articola su più corse, partenza da via Santo Lussurgiu, fronte scuola Grazia Deledda, per la scuola di via Marconi alle 8.15 e rientro alle 13.30 e per la scuola di via Solferino alle 8.35 con rientro alle 13.40. Viaggiamo a tappe forzate per istituire il più velocemente possibile la scuola media al quartiere del Sacro Cuore dopo la chiusura della Grazia Deledda dovuta ai noti problemi di sicurezza dell'edificio, ha spiegato il sindaco Andrea Luzzu. Proprio per accelerare al massimo i tempi, abbiamo previsto premialità per l'impresa nel caso in cui i lavori dovessero concludersi in anticipo. Il comune di Bauladu informa ai cittadini che la partenza dello scuolabus per le scuole primarie e secondarie di primo grado dell'Istituto Scolastico Comprensivo di San Vero Milis è prevista ogni mattina alle ore 8 da Piazza Giovanni Maria Angioi. Si terrà sabato 18 settembre a Oristano la 22ª edizione della rievocazione storica e il ritorno degli Arborea a cura della Proloco di Oristano in collaborazione con l'Assessorato della Cultura del Comune di Oristano. Vediamo. Sabato 18 settembre, seppur in misura ridotta a causa delle restrizioni sanitarie in corso, si svolgerà la 22ª edizione della rievocazione storica Il ritorno degli Arborea. La manifestazione era saltata lo scorso anno a causa del lockdown. L'evento, ideato e portato avanti dalla Proloco di Oristano con la partecipazione del Comune, della Fondazione Oristano, Comitato Turistico, inserito nel calendario del settembre oristanese, ripropone sotto forma di rievocazione uno spaccato della vita medievale della città negli ultimi decenni del XIV secolo, nei quali l'illuminata giudicessa Leonora d'Arborea, dopo aver stipulato la pace con gli aragonesi, riprese in mano la Carta dei Luoghi e la promulgò, adeguandola alle esigenze del tempo. Sabato pomeriggio, nel corso di una sfilata che si estenderà nelle strade del centro storico, 70 figuranti accompagneranno la giudicessa Eleonora, impersonata da Claudia Tronci, scortata dalle guardie personali della regina, i Bujaquesos, comandati da Antonio Bandino e scandita dai ritmi medievali dei musici del giudicato d'Arborea della Proloco oristanese. Parteciperanno gruppi provenienti da San Luri, San Gavino, Terralba e Oristano. Alle 19, nell'omonima piazza, Eleonora d'Arborea leggerà alcuni passi della Carta dei Luoghi riguardanti il tema degli incendi nelle campagne, con le relative pene imposte ai piromani già nel Medioevo. È stato rinviato l'Open Day
organizzato dalla Scuola Civica di Musica Più Musica, che avrebbe dovuto tenersi sabato 18 settembre al Centro Polivalente. L'evento, inserito all'interno del calendario eventi Cabras 2021, che ha animato le serate estive del paese, nasceva in concomitanza con il concerto di clarinetto. Il rinvio è stato disposto dall'amministrazione comunale in accordo con la direzione della Scuola Civica di Musica per garantire una più ampia partecipazione di bambini e famiglie alla giornata di presentazione delle attività musicali che si svolgeranno durante l'anno e allo spettacolo. E questa è l'ultima notizia del nostro appuntamento con l'informazione. Buon proseguimento.